senz'altro riprenderei alcune esperienze fatte appena finito il liceo e dove per la verità cercavo di entrare nel mondo dei giornali, ma soprattutto mi occupavo tanto di politica perché erano gli anni 70 e quindi quello si faceva. E penso che sia stato uno dei periodi più belli della mia vita che mi ha formato per fare poi cose diverse dopo. Riprenderei certi contatti che poi ho lasciato cadere, che avevo con amici del sindacato. Dopo però la vita va avanti, corre, si fanno altre cose e il passato appunto ormai è solo passato. Cantava Luigi Tenco, no? Torno col pensiero al passato ed allora tutto intorno a me sembra grigio. Sento che vivrò un'altra triste sera solo col ricordo di te. Ogni momento ha avuto le sue tecnologie. Prima il bronzo, poi il ferro, poi c'è stata l'invenzione della stampa, che secondo me è stata una cosa, un passo. Poi la ruota, l'acqua fredda, l'acqua calda, l'aria condizionata, il posti, tutta tecnologia, la biro. Non esiste una tecnologia, adesso c'è più tecnologia, non è vero. A parte il fatto che la tecnologia è sempre vecchia dal momento in cui viene al mercato, quindi è già superata. E chiunque sia dipendente da tecnologia chiaramente non è un artista. Indiana Jones, Mario inteso come l'idraulico pixelato, Morrissey, arrivo, gli hamburger di Burghi, Dylan Dove, Berlusconi. Non so, è facile, devo dirti, come domanda, però è la cosa più... Se ho 20 secondi devo rispondere per forza così. Oggi dico nel passato. Prima avrei risposto, fino a un anno e mezzo fa, avrei risposto nel futuro. Oggi sicuramente il passato. Rossi è sempre l'uomo comune, cioè l'uomo che alla mattina apre il giornale, legge delle notizie e ci riflette sopra, cioè dà dei giudizi, non accetta quello che gli viene dato, lo discute, lo polemizza se vogliamo anche, però deve essere una persona sempre, è una persona sempre attenta a quello che succede. Molto semplice, perché in Italia non succede più un cazzo. E quando le cose succedevano in Italia noi le raccontavamo con due telecamere, due attori presi dalla strada e venivano fuori i capolavori. Il cinema, la televisione, diciamo l'arte è lo specchio del tuo paese. In questo momento in Italia non succede più niente, da più o meno 20 anni a questa parte, se fate mente locale capite anche perché. E, per cui siamo fermi, bloccati, non si riesce ad andare avanti perché appena uno fa una proposta ce n'è un altro che è contrario a quel tipo di proposta. Allora il cinema non funziona più perché appena uno propone una storia diversa ce n'è uno che ti chiede di fare ancora la stessa storia, quella del giovane che si innamora di una ragazza e poi vanno a casa dei genitori a mangiare la pasta asciutta, che non gliene frega un cazzo a nessuno. È questo il problema del cinema, che non siamo più capaci di raccontare delle storie veramente interessanti anche per uno che vive, non dico in Cambogia, ma almeno in Francia. La faccenda della bellezza è una confusione terribile, è solo la cattiva lettura di Sant'Agostino che ha confuso bellezza con pulcritudo, ma la pulcritudo non è la bellezza, la pulcritudo è la grazia. La grazia può ancora salvare il mondo. La bellezza è un tema talmente complicato che per le signore del 600 era l'essere sovrappeso, per le signore di oggi l'essere sottopeso, dove la mettiamo la bellezza? È incomprensibile. Beh, in pratica che la televisione muore, non ci sarà più quello che noi intendiamo come televisione. Morirà la televisione generalista, ci saranno sempre più frammentazioni di genere, di qualità di programmi
quindi ognuno ricercherà esattamente ciò che desidera, sarà tutto spalmato sul web, sarà tutto on demand e soprattutto non ci sarà più quello che noi intendiamo programmazione, flusso, no? Quello che adesso fa la televisione generalista, perché in realtà ognuno potrà crearsi un palinsesto molto personalizzato. Questo è il futuro della televisione come lo vedo io, ma credo che sia un pensiero comune. La televisione è uno strumento straordinario, il palinsesto televisivo può non esserlo. Il telefonino, lo smartphone è uno strumento eccezionale, da sogno, avrà salvato anche delle vite, e il retrogusto è che dobbiamo sentirci i fatti di tutti sul treno, sul tram, sull'autobus. E così di tante altre cose, sono gli usi che diventano. Quindi dare dei sapori, e in fotografia ci sono varie case che agiscono in questo, Leica ha una continuità nella sua storia, altri stanno rivestendosi alla maniera di, non facciamo nomi perché non è inutile, ma comunque molte case fanno degli apparecchi alla maniera di, è per dare un conforto e dare un senso di appartenenza a qualcosa, secondo me, e poi andare a riprendere immagini nel senso di visibilità, di forme, non il contenuto, di immagini alla gente, no? Mi raccomando, tardi.